strada delle 52 gallerie, o strada della prima armata, è una mulattiera militare costruita durante la prima guerra mondiale sul massiccio del Pasubio, nell'Italia nord-orientale. Per praticare agevolmente il percorso è necessario avere con sé una torcia elettrica per poter agevolmente superare le parti maggiormente buie delle gallerie. È possibile poi discendere per la strada degli scarubi, molto più comoda, che riporta al parcheggio. La strada si snoda fra Bocchetta Campiglia a 1216 metri e le porte del Pasubio a 1934 metri, attraversando il versante meridionale del monte non raggiungibile dal tiro dell'artiglieria austro-ungarica, caratterizzato da guglie, gole profonde e pareti rocciosi a perpendicolo. La sua realizzazione fu di grande importanza strategica, in quanto permetteva la comunicazione e il passaggio dei rifornimenti alle retrovie italiane, alla zona sommitale del Pasubio, ove correva la prima linea al riparo dal fuoco nemico. L'ideatore della strada fu il capitano del Genio Leopoldo Motti, caduto poi il 29 settembre 1917 durante l'esplosione della prima mina austriaca sul dente italiano. Gallerie è un percorso praticabile tranquillamente a piedi nel periodo estivo, identificato con segnavia 366. Questo percorso viene ritenuto interessante sotto vari punti di vista, da quello paesaggistico a quello storico-ingegneristico. Il dislivello è di circa 750 metri. La partenza del percorso è presso il parcheggio a pagamento della Bocchetta Campiglia e la salita fino al rifugio Papa dura tra le 2 e le 3 ore. Il nostro percorso è stato praticato in 3 giorni, partendo dalla Bocchetta Campiglia, visitando le 52 gallerie e pernottando al rifugio Papa. Il giorno dopo è stato possibile visitare il dente italiano e il dente austriaco. Lo stesso
verso Rifugio Papa è poi possibile proseguire verso Rifugio Lancia, dove visitare praticamente tutti e due i denti e facendo un giro ad anello, ritornando poi al Rifugio Papa praticando il sentiero europeo E5 e il sentiero della pace.